Buona domenica, bentrovate per parlarvi della palette di Catrice acquistata sul sito di Cosmetics for Less. Ho realizzato questo make-up, insomma, avevo un po' di tempo visto che è domenica. Ho provato lei, la Pro Slim Eyeshadow Palette di Catrice, questa nuova generazione di nude, colori molto freddi che si contrappongono a questi un po' più caldi. Ora vi faccio vedere. Pratica, funzionale, sta veramente in un palmo della mano, è cartonata, però è proprio slim anche nella confezione, è molto invitante. Ha uno specchietto che vi farò vedere, è rettangolare, allungato, eccolo qua. Lo stretto necessario che permette di specchiarvi. Le nuance della palette le vedete, sono proprio tutto un tripudio di rosa, sono 14 ombretti. La palette presenta 14 ombretti che variano tra matte fondenti, toni metallici cremosi, scintillanti, duochrome. Sono veramente molto scriventi, fanno pochissimo fallout, qualche colore in particolare, però vedete ci sono i chiari, c'è questo scuro, questo cioccolato che va proprio a definire e a dare profondità allo sguardo, c'è addirittura un tono pescato, ci sono i rosa, ci sono i malva. Ci sono i punti luce, ci sono queste nuance che possono essere utilizzate, questa come transizione. Ho realizzato questo trucco che non è niente di che, è molto elaborato per me, nel senso che se vado di corsa durante la settimana, potrei utilizzare uno di questi metallici o di questi duochrome e dando solo un po' di rimmel. Qui si può costruire un look ovviamente sui toni del malva, ma anche dei marroni, insomma, si presta a molte tipologie di make-up, alla vostra creatività, al vostro estro. A me piacciono molto, anche perché sono colori che utilizziamo tutte giornalmente, poi lo possiamo intensificare maggiormente se dobbiamo uscire appunto per un aperitivo, per una cena, per un evento, ma anche per una domenica quando abbiamo più tempo e ci vogliamo sbizzarrire, si sfumano bene, sono scriventi, non fanno fallout, veramente, anche quando li ho prelevati. Duochrome che sembrano veramente specchiati, hanno una pigmentazione pazzesca. No, non lo so. Ecco, questi i metallici e i duochrome. Insomma, anche i matte scrivono bene, sono molto pigmentati, direi che è una palettina insomma da tenere in considerazione. È studiata bene, ben pensata, veramente una chicca. Nell'indecisione io ho preso entrambe, diciamo sono i colori che più utilizzo. Su questa poi magari ci riaggiorniamo e rifacciamo un'altra prova trucco, però anche qui devo dire che come colori sembrano super wow. Adesso ve le metto a confronto. Queste sono le due palette, qui i toni sono molto più caldi, qui sono molto più freddi, sono i colori che più di tutti utilizziamo. Stavo guardando eventualmente due marroni, se avessero un che di simile, questo è più intenso, questo Eclipse. Devo dire che concettualmente mi hanno rapita, mi hanno proprio entusiasmata. Per me è una buona palette, scrivenza ottima per quanto riguarda gli ombretti, adatta, vi ripeto, per look giornalieri. Io l'ho presa soprattutto per quello, perché è una palette, vi ripeto, che per come è stata concepita è di facile utilizzo. Io preferisco e prediligo questa tipologia di palette, soprattutto quando vado di corsa. Non so perché, però è di fatto così. Per quello che ho provato, devo dire che mi piace tanto. Mi piaceva più questa rispetto alle sorelline più piccole di Essence. Si sa che Catrice forse ha una qualità leggermente superiore. Anche Catrice ha riformulato tutta la linea.
ha presentato dei sieri, dei booster per il viso, addirittura tutta la linea degli smalti 98% naturale per quanto riguarda gli ingredienti utilizzati, sperando veramente che Scarpe Scarpe la introduca tutta questa nuova linea presto. Ultimamente sono andata, ma non era ben fornita, però se siete avvezze agli acquisti online, è un attimo acquistarla su Cosmetics for Less. Non sono sponsorizzata, non mi considera neanche Cosmetics for Less. Lo dico perché è un servizio che è veloce, garantito, vi arriva il pacco in 2 giorni, vi dà la possibilità di scontare l'spedizione se fate un ordine oltre 25 euro inserendo il codice FORLESS. Avete anche dei gadget in regalo se superate un tot di spesa, un minimo di spesa, potete richiederlo alla fine nel carrello, vi dà la possibilità di selezionare ciò che a voi più piace e non limitiamoci, ecco, a acquistare aspettando Scarpe Scarpe. Provatele anche col servizio di Cosmetics for Less. Io ormai faccio così, sapete, da anni, vedete che acquisto in anteprima proprio perché essendo un sito e un servizio tedesco, loro hanno la possibilità di averle prima e anche tutte le YouTuber tedesche che seguo ne hanno parlato benissimo di queste palette. Vi invito ad andarle a visionare perché da noi in Italia sono un po' snobbate queste palette. Almeno le youtuber colleghe o dico colleghe che si dilettano in questo passatempo non le considerano. Secondo me hanno un ottimo potenziale e perché no acquistare delle cose sfiziose, delle palette sfiziose comunque valide spendendo un po' di meno. Questo è il trucco che ho realizzato io, insomma, direi che ci posso andare a fare la spesa. Io vi auguro una buona domenica e vi mando tanti baciotti. Ciao!